Ma adesso l'ultimo riversamento sembra indirizzare una corrente favorevole a Taibi, che è diventata seconda cavallo al gioco a quota di 2,90, 5,75 per Tusei Tubigi, estremo outsider la residua partecipante, cioè Tikuma numero 5, quota di oltre 30 contro 1. Ricordo che non corre il numero 6 Talish AS, che avrebbe dovuto fornire il suo esordio sulla pista palermitana, e che pertanto al via di questo centrale sulla breve distanza per indigene di 4 anni saranno in 4, in 5. Ma tutto è pronto, si va in partenza. Terza corsa di Palermo e il centrale, indigene di 4 anni sulla breve distanza, non corre il numero 6 Talisha S in 5 al via, favori al gioco per il numero 1 Todo Bien, si va allo stacco, stacco che vede subito in lotta Tusei Tubigi e Tacos Font, parte in maniera abbastanza soft invece Todo Bien, che rischia di andare addirittura quarto perché al suo esterno prova a scavalcarlo Taibi. In avanti dunque Tusei Tubigi non riesce a scendere in corda Giuseppe Porzio e quindi filtra lungo la corda in terza posizione Todo Bien, mentre è di galoppo Tikuma che viene squalificata. Dunque Tusei Tubigi al comando, sposta Todo Bien e vediamo un po' se in effetti vuole mollare. Io non credo che a questo punto Danilo Lagala dia strada, però staremo a vedere. Todo Bien si presenta a Tusei Tubigi lasciando una ben più comoda terza posizione a steccato, 44 e 8 da 1,14 e 8 al chilometro, i primi 600 metri, mossa abbastanza audace da parte di Gaspare Loverde, che evidentemente con il cavallo che era insofferente al calo di ritmo imposto da Tusei Tubigi ha preferito evitare tra virgolette affogamenti ed è venuto all'esterno impegnandosi dunque in gara esterna. Dietro i due, ovvero Tusei Tubigi e Todo Bien, Tacos Font che sposta consentendo a Taibi di filtrare lungo la corda. 16 e 4 il primo chilometro, quindi la corsa tattica. Tusei Tubigi, l'avevamo detto, cavallo che probabilmente oggi ci proverà in testa, è un cavallo che un po' soffre gli ultimi 100 metri ma ha una forma tale che era giusto che Danilo Lagala ci provasse. L'impressione è che aspetti la retta d'arrivo per tentare lo stacco, mentre prova la terza ruota Tacos Font sembra leggermente in difficoltà Taibi. Retta d'arrivo Tusei Tubigi, Todo Bien, Tacos Font alle prese, si avvantaggia Tusei Tubigi, insiste Todo Bien, Todo Bien che recupera palmo a palmo su Tusei Tubigi, il palo si avvicina e sul palo Todo Bien, forse ha pizzicato Tusei Tubigi con Tacos Font e Taibi più indietro. È un arrivo davvero palpitante dopo gara tattica, 43 e mezzo gli ultimi 600 metri, ha fatto tutto quello che doveva fare Danilo Lagala, ci doveva provare con Tusei Tubigi, sembrava già quasi fatta ma probabilmente sul palo, questo replay non ci ha aiutato più di tanto, probabilmente sul palo il musino avanti è del portacolori della Bimag SRL numero 1, training di Francesca Croce, guida molto audace devo dire di Gaspare Loverde, molto bene anche Tacos Font fuori schema, leggermente al di sotto Taibi, in numeri dovrebbe essere 1-4-2 l'ordine d'arrivo da confermare della terza corsa di Palermo.